Cari amici, anzitutto buon Natale. Siamo arrivati al Natale, uno potrebbe chiedersi ma perché buon Natale? Con i problemi che abbiamo, è il secondo anno che viviamo il Natale nella pandemia. Ma io credo, ho pensato una cosa, ho detto ma cosa c'è dietro la mascherina che ognuno porta? Io credo che il Signore guarda al di là della mascherina, guarda il nostro cuore, guarda i nostri occhi. E allora vedete, perché noi non proviamo quando incontriamo gli altri a guardare nei loro occhi, a vedere al di là della mascherina che oggi portano e che speriamo un domani smetteremo di portare ogni giorno almeno all'aperto? Cosa c'è nel cuore, dietro gli occhi, lo sguardo di una persona? C'è la loro vita, la loro storia. E io credo che il Natale è anche questo. Gesù viene in mezzo a noi perché vuole guardarci nel cuore, vuole capire il nostro bisogno, la fatica della vita, vuole capire i momenti in cui un po' ci prende la malinconia, la rassegnazione, che talvolta diventa rabbia, diventa scontro con gli altri, e vorrebbe aiutarci a vivere un po' come successe a Betlemme quel giorno, no? Vennero da lontano i magi, poi da più vicino i pastori, poi c'erano Maria e Giuseppe, fu tutto un correre verso Gesù, guidati da una stella. La stella è il Signore, la sua luce, la parola di Dio. Ecco, io vorrei che il Natale fosse questo, lasciamoci guidare verso Gesù. Ognuno di noi nella sua condizione, anche nella sua fatica, la fatica del vivere oggi, lo sappiamo. Talvolta la malinconia, il desiderio di tornare alla cosiddetta normalità. Ma la normalità qual è, amici miei? La normalità è vivere bene insieme, aiutarsi e volersi bene. Questo è il Natale. Gesù viene perché ha capito che passando in mezzo a noi, vivendo in mezzo a noi, avrebbe guardato nel cuore, nella vita di ognuno di quelli che lui incontrava, poveri o ricchi che fossero. Questo è il Natale. Allora, attorno alla grotta di Betlemme, noi ci stringiamo perché vogliamo, come Gesù, imparare a capire che tutto nasce da un piccolo. Non basta essere chissà chi, non basta credersi chissà chi nel mondo, anzi non serve a niente. Bisogna partire da quel piccolo, lasciarci guardare nel cuore, in quello che noi siamo, nella fatica e nelle gioie della vita, e che il Natale sia per tutti voi, cari amici, per le vostre famiglie, per i piccoli, per i deboli, per i poveri, per chi ha perso il lavoro, per gli anziani soprattutto, tante volte soli, soprattutto negli istituti, possa essere una luce di speranza, di futuro, una luce di gioia. Ma questa nasce nella condivisione, nell'amicizia. Questo è il senso anche di questo Natale, in cui ci stringiamo insieme dalla nostra diversità intorno a Gesù. Buon Natale a tutti.